storico che ci derivava dall'Unione Europea era quello di inviare all'Unione a un mese di distanza dalla sentenza, quindi entro il 16 agosto, il nuovo piano del governo italiano e per quello che ci riguarda della Regione Campania per adeguarci alla sentenza dell'Unione Europea. Ora è evidente che noi abbiamo un primo problema, una prima emergenza che è quella di evitare questo pagamento davvero delittuoso di 120.000 euro al giorno. Noi rifiutiamo la realizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione a Regione Campania, questi sono due punti di novità radicale, nessun impianto di termovalorizzazione, nessuna discarica che si apre. No discariche, abbiamo ovviamente degli obblighi anche di legge, ma questo è il secondo punto di svolta che vorremmo comunicarvi. Non intendiamo più avere neanche una tonnellata di rifiuti che gira per la Regione Campania in termini indifferenziati. Presidente, voi avete approvato all'inizio di agosto un documento in giunta con le nuove linee per il nuovo piano dei rifiuti. In questo documento scrivete che non ci saranno più discariche fino al 2017. Precisate che entro il 2017 dovrebbero essere realizzate. Oggi lei ci dice che non farà discariche, ci chiarisce questo punto? Ringrazio, mi consente di coprire un buco informativo che avevo avuto. Noi abbiamo parlato dell'emergenza più drammatica legata alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, ma è chiaro che noi ci muoviamo nell'ambito della definizione di un nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti, a cui sta lavorando ovviamente l'assessorato. Una delle cose che non ho detto è che diventa essenziale in questo piano la realizzazione, perlomeno credo, di 3 o 4 impianti di compostaggio per la lavorazione dell'umido, altrimenti c'è un vuoto. Questo è un tassello decisivo per la lavorazione dell'umido e la produzione di compost. Quindi. Sulle discariche però non ho capito. Sulle discariche non apriremo discariche per adesso, nel senso che noi... Nel 2017 per noi dobbiamo dare una garanzia all'Unione Europea, cioè l'Unione Europea dice voi ci dovete garantire che siete autonomi come regione per il ciclo dei rifiuti. Allora la rimozione dell'emergenza è uno dei capitoli, quello ovviamente più drammatico, ma ci dovete anche dire come alla fine tutto il ciclo funzioni in maniera ordinaria rendendo autonoma la Regione Campania. Ora, a questo leghiamo la riflessione da fare sulle cave, perché noi abbiamo decine di cave nella Regione Campania, quindi abbiamo il tempo da qui al 2017 per attrezzare, per fare la scelta migliore, per avere gli impianti per inertizzare tutti i rifiuti, cioè noi contiamo di arrivare da qui a un anno e mezzo a non avere più il rifiuto come lo concepiamo, indifferenziato, ma avere materiale che può essere stoccato ovunque tranquillamente. Quindi questo è il senso della data che vi dà. Nel 2017 è certo che ci aggiorno, ma anche nel 2016 per vedere se siamo andati avanti o meno, ma anche a dicembre per vedere se il governo ha utilizzato quella bella idea della terra dei fiori.